Bentornati in Bannerlord, riprendiamo la partita dalla città dove avevamo appena comprato una bottega e andiamo immediatamente a fare una piccola cosa. Ovvero prendere un cavallo, però purtroppo questo cavallo è terribile. Ma cominciamo con questo, poi probabilmente cercheremo di migliorare andando avanti. Ok. È giusto per avere un cavallo. Abbandoniamo la città. Qui purtroppo sta cominciando una battaglia, ma cerchiamo di scapparci perché non penso andrà bene per i nostri. Qui abbiamo effettivamente dei cavalli in vendita. Cominciamo a reclutare un po' di truppe. Vediamo se riusciamo a tornare a 52 e vediamo se troviamo un cavallo migliore. Lo troviamo. Palafreno delle cavalle. Delle lande centrali, prendiamo anche un paio di questi, prendiamo anche questi e teniamoli effettivamente tutti come non vendibili in modo da poter avere più truppe a cavallo. Allora, reclutiamo altre truppe. Perfetto. E andiamo in questa città a vedere se troviamo qualche truppa di livello. Purtroppo deve essere passato qualcuno prima di noi. Quindi abbandoniamo e vediamo questo ultimo villaggio. Perfetto, siamo di nuovo al completo. Abbiamo 99 di cibo, un po' di soldi. Possiamo provare a tornare in zona operazioni. L'esercito con cui eravamo penso sia stato distrutto nella battaglia a cui non abbiamo partecipato. E quindi possiamo andare a vedere l'esercito di Crotor, che dovrebbe essere quello del re. Penso stia facendo un assedio. E ci sono un sacco di truppe pronte a far la pelle a questo esercito. Allora, io a questo punto farei una cosa, essendo un assedio, andrei a cambiare la lancia con la spada, vedo che abbiamo un sacco di roba da vendere e prepariamoci a questa battaglia. La coesione dell'esercito non è altissima. E purtroppo siamo ripartiti per difendere. Era una bella città che si poteva conquistare. Abbiamo optato per una difesa. Andiamo a rimettere la lancia. È andata al posto dell'arco. Perfetto. Siamo nuovamente in una battaglia. Abbiamo
Allora, andiamo sempre a tenere gli arcieri a cavallo. Battaglia in un bosco. Non il massimo della vita. Un'incursione in sella che dovrebbe essere skirmish. Quella è la cavalleria, quella è la fanteria. Proviamo a concentrarci sulla fanteria. Ok. Fuori la lancia e andiamo a respingere un po' di avversari. Dai. Tutta la nostra cavalleria è rientrata molto rapidamente. Ok, continuiamo a usare un po' di frecce. Abbiamo preso uno dei nostri. Il problema delle frecce è che c'è anche il fuoco amico. Stiamo facendo più danni ai nostri che ai loro. Abbiamo preso un contadino per 76 punti. E siamo stati abbattuti, ma comunque la situazione è totalmente in nostro favore, che si è risolta tranquillamente con una vittoria. Ci ha dato un altro 1.5 di prestigio e 3 di influenza, aumento del morale, e vediamo cosa abbiamo di bottino. Un po' di prigionieri pressoché normali, un po' di promozioni da gestire. E allora, un cavallo d'assalto imperiale interessante e un po' di oggetti vari. Allora, siamo abbastanza sotto soglia come si chiama? Capacità di carico, ma andiamo comunque a vendere tutto quello che abbiamo e soprattutto vedere se riusciamo a reclutare altre truppe. Ok, commercio. Allora, questa spada è un po' il meglio che abbiamo. In difesa, vediamo, questo è meglio. Mentre le frecce sono migliori quelle che abbiamo noi. Come vestiario è assolutamente meglio quello che abbiamo. Cavallo da lavoro, bene, abbiamo tutti questi cavalli, qualche mulo. Teniamo i cavalli, teniamoli in generale tutti. E abbiamo un po' di grano e delle vacche. Allora, io vorrei lasciare il grano perché qui è dove abbiamo la nostra birreria. E vorrei vedere effettivamente la nostra birreria a questo punto se ci sta portando qualcosa. Altro birrificio più 151, capitale iniziale, allora livello 1, status attivo, capitale iniziale 10.000,
Da grano a birra, introiti totale 541, spese totale 250. Quindi ci sta già portando un bel po' di soldi. Beh, non un bel po', però è qualcosino. Meglio che niente. Allora, abbandoniamo la città e, come al solito, andiamo a recuperare un po' di truppe in giro, nel mentre cerchiamo di guarire. Ho la netta sensazione che queste truppe che prendiamo vengano uccise quasi tutte nella prima battaglia. Qui c'è un gruppo che potrebbe essere intercettato. Ok, abbiamo 52, loro hanno 92, quindi non ci mettiamo direttamente contro di loro, ma rientriamo nell'esercito di Crotor, che sta, penso, andando a fare provviste e a reclutare soldati. E adesso stiamo di nuovo andando verso un assedio. Speriamo che questo assedio a Licaron vada a buon fine, che non sia un altro di quei avanti e indietro. Nel mentre qui abbiamo una promozione e avremmo anche un soldato reclutabile. Lo reclutiamo. Era meglio no, non reclutarlo perché abbiamo superato il limite. Pazienza, ci sarà una battaglia presto, immagino. Ok, abbiamo intercettato un gruppo da 800 che è scappato, ma non stiamo andando a recuperarlo. Nel mentre se è stata dichiarata una pace, penso, con allora, l'impero settentrionale probabilmente, e dobbiamo pagare anche qua una. Allora, 100 come tributo giornaliero. Non sta andando benissimo questo discorso delle guerre, perché continuiamo a infilarci in cose da pagare, diciamo. Ok, stiamo ritornando in un villaggio e adesso stiamo ritornando per l'ennesima volta. Licaron, i due eserciti si sono sfidati e vediamo se questa è la volta buona per l'assedio di Licaron. Dubito, con un esercito da 800 in giro. Difatti. Allora, quanto manca al clan? Mancano circa 20 punti. Ok, ci siamo infilati in una battaglia che a questo punto potrebbe essere anche più grande di noi. No, ma forse no, perché sono 703, ma la nostra barra in questo momento è pure più grande, quindi probabilmente le nostre truppe sono migliori. Andiamo sempre sugli arcieri a cavallo, purtroppo è un'altra battaglia nel bosco. Cerchiamo di capire dove sono i nemici. Eccoli là. Teniamo distanza. Ha
ritornare, indietreggiare. Anche perché in questa battaglia siamo indifese in realtà. Quindi non ha del tutto senso andare a fare danni, rischiare, quando sono gli altri che devono avanzare verso di noi. E al solito mi piacerebbe lasciarli passare e poi tirargli frecce nella schiena per quanto possibile. Qua è pericoloso perché hanno effettivamente molte frecce. Quindi andiamo effettivamente verso questo gruppo di assalitori a bersagliarli nella schiena. Abbiamo preso un nostro cavallo nel mentre. Ok, almeno uno con la lancia sembra che facciamo molti più danni. Sono abbastanza larghi. Ho un po' paura a fare questi passaggi perché ho veramente pochi punti ferita e hanno già abbattuto il mio cavallo e ora hanno abbattuto pure me. Vediamo un momento di questa battaglia. Qui c'è un circolo che sta assolutamente scontrandosi in uno strano modo contro questi soldati che sono fermi. Che ora sono in rotta. Ok, andiamo avanti. E abbiamo effettivamente preso 3 punti di influenza e 2.3 di prestigio. E dobbiamo ancora guarire del tutto. Abbiamo un sacco di prigionieri. Un sacco di promozioni da amministrare. Del reclute imperiale sopravvissuto a sto giro. Sono effettivamente quasi tutte salite di livello. Entrambi i nostri eroi sono come si dice, totalmente feriti. Possiamo recuperare un paio di soldati dai nostri prigionieri. E c'è un bottino abbastanza interessante, soprattutto per quanto riguarda questi stivali che vado a prendere. Questi li diamo al nostro alleato. Questo arco corto sembra, a parte per la velocità e i danni, sembra più preciso e più... con un proiettile più veloce, però i danni potrebbero essere comunque... però il grado di arma è assolutamente più alto, quindi questo arco lo cediamo. Questa spada è peggiore della nostra, eccetera. Ok, prendiamo tutto. E come al solito abbandoniamo l'esercito per andare a rifornirci. Allora, commercio, via tutte le armi. Allora, questa spada, no, sì,
Anche qua non c'è nulla, via tutto, qui teniamo tutto e qua siamo più o meno nello stesso livello. Prendiamo tutto, andiamo nella fortezza e possiamo anche dare tutti i prigionieri. Se diamo tutti i prigionieri otteniamo un punto, no? Per un punto solo, no. Allora, continuiamo a fare. Andiamo nella taverna e andiamo a riscattare i prigionieri, perfetto. Effettivamente possiamo tenere come regola di andare a... allora, intanto abbiamo un paio di livelli da fare. Più 20 punti ferite per le cavalcature delle truppe del tuo comando. Vai, proviamo con questo. Anche se l'altro era effettivamente... Allora, più 10% dell'armatura dei nemici con gli attacchi con gli archi, più 5 dell'armatura dei nemici armati di arco nella tua formazione. Il movimento durante la ricarica. No, meglio questo. Perfetto. E dovrebbe essere tutto fatto. Abbandoniamo. No, abbandoniamo, ma forse non avevo reclutato le truppe, infatti. Ora abbandoniamo e andiamo a vedere di fare, di prendere qualche altra recluta. Fortunatamente cominciamo ad avere dei buoni rapporti con questi villaggi e abbiamo accesso a delle truppe abbastanza buone ogni tanto. Qua temo che non ci sarà nessuno, no, una truppa ce l'abbiamo, una truppa, un soldato. E vediamo già il mare se troviamo qualcosa. Perfetto, abbandoniamo. E direi che ci siamo, 53, 54. Abbandoniamo. A questo punto possiamo ritornare nell'esercito di Crotor, che sta arrivando a rotare. Immagino a prendere un po' di truppe. Noi stiamo andando a difendere un altro castello, quindi ci possiamo aspettare un'altra bella battaglia. Nel mentre abbiamo recuperato quasi tutta la nostra energia. E sembra un po' statica oramai questa guerra. Ok, 700. E siamo in assoluto vantaggio. I nostri avversari non sembrano essere così potenti. Allora, però, si è sostanzialmente sfaldato Oh, cacchio, avevo perso la cavalcatura un'altra volta. Vabbè, c'è poco da fare. Allora mettiamoci con l'arco.
Questa cosa della cavalcatura che muore è un'opzione che hanno inserito di recente, non sono ancora riuscito a metterla completamente Allora, diamogli la carica. Non so neanche dove siano gli avversari. Quanto è grande sta mappa? Siamo troppo distanti qua per andare di frecce. Soprattutto quelli sono nemici. Ok, ci sarebbe da provare a recuperare un cavallo. Ok, quello è un cavallo, temo che sia di livello troppo alto. Ok, questo cavallo sembra più molto meglio e infatti posso salirci. Oh, meno male. A questo punto posso. Ah, magari non andare a prendere tutte le frecce di questo monte. Ma andiamo a caricare. Ormai non so neanche se ho più qualche cavaliere vivo, ma mettiamoci a fare questi tiri. Nella schiena della fanteria avversaria. Ok, è ora di andare di lance. E ci hanno battuto. È un'altra battaglia vinta. Il nostro prestigio è aumentato, la nostra influenza è aumentata. E siamo veramente alla soglia della promozione. Nel mentre andiamo a dare tutte le promozioni necessarie. E andiamo a prendere. Vabbè, innanzitutto prendiamo questo cavallo e questa bardatura. Ok, e il resto del bottino. Allora, il resto del bottino non so se l'ha preso. Abbandoniamo nuovamente l'esercito, che oramai è completamente sfaldato, e
Torniamo verso la città e direi che per questo episodio è davvero tutto. Come livello oramai siamo a meno di 20 punti dalla promozione e quindi spero che nel prossimo episodio o nel successivo di poter finalmente diventare nobile. Al prossimo episodio.